Ciao a tutti, bentornati su Antimeta, siamo in Lorenz e oggi vi portiamo una piccola sorpresa che Wizard ci ha fatto, che non so se lo sapete, noi non lo sapevamo, l'abbiamo scoperto in questi giorni preparando i video, diciamo, sul Signore degli Anelli. E allora iniziamo intanto chiedendovi di lasciarci un bel mi piace e un commento sotto il video per supportare il canale e di passare in descrizione a leggere tutte le varie nostre info. Allora, la sorpresa che Wizard ci ha fatto è: arrivati dopo aver passato tutti i prodotti che uscivano, il viaggio è inizio. Beh, come scrisse Tolkien, bla bla bla, il Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo esce il 23 giugno, sarà disponibile nel tuo negozio e così via. Già dal 16 alla pre-release, quindi da venerdì ci sarà la possibilità di acquistarlo nei negozi VPN ufficiali in anteprima. Poi sotto dice: non tutti gli erranti sono smarriti. Oltre all'uscita del 23 giugno abbiamo altre novità da condividere sul Signore degli Anelli per quest'anno. Alle celebrazioni del 3 novembre aggiungeremo altre confezioni scena speciali che metteranno in mostra ancora più momenti iconici da Il Signore degli Anelli, ancor più dell'adorato Jumpstart con Jumpstart Volume 2 e un'edizione speciale di Collector Booster con un nuovo tipo di trattamento foil assolutamente da vedere. Quindi in sostanza, siccome hanno capito che Il Signore degli Anelli è un'espansione che gli farà fare tantissimi soldi, sì, hanno detto: ma facciamo qualcosa di ancora più speciale oltre alle cose speciali che abbiamo già fatto per spillarvene ancora di più. Questo è speciale, ma questo è ancora più speciale. Hanno fatto la Collector Booster in edizione speciale. Quindi già le Collector Booster dovrebbero essere un'edizione speciale. Qui hanno fatto l'edizione speciale dell'edizione speciale, in sostanza. Collector Booster in edizione speciale. Ogni Collector Booster in edizione speciale del Signore degli Anelli contiene quanto segue: 5 rare o rare mitiche, 5 carte non comuni, 4 carte comuni, una terra. Queste carte presentano illustrazioni evocative che celebrano il Signore degli Anelli, ampliando i modi in cui puoi mettere in mostra il tuo amore per la storia. Le Collector Booster in edizione speciale non contengono carte serializzate, incluse le carte serializzate Anello Solare, Elfi con Anico Umano e l'unico Anello. Quindi in queste Collector speciali non troviamo però le carte più speciali, perché giustamente le hanno già stampate nelle altre Collector. Quindi i cacciatori di soldi, è brutto da dire ma è così, che cercano le carte, questi anelli qua speciali, limitati, compreranno quelle Collector Booster là. Queste sono per spillare i soldi ai collezionisti che vogliono le art alternative e ai fanatici che vogliono avere tutto del Signore degli Anelli. Quindi quelle là, le carte, gli anelli speciali li troverete nelle Collector Booster normali, e mentre invece in questa edizione qua appunto troveremo carte con versioni alternative e foilature alternative. Staremo a vedere cosa salterà fuori e che prodotto è. Torna giù. Non so se lo prenderemo o cosa. Di scritto: è stata stampata soltanto una carta, l'unico anello, serializzato 001, che può essere trovato esclusivamente in un Collector Booster, non in un'edizione speciale. Ok. Esatto, esatto, quello che sappiamo già. Quindi nelle Collector Booster normali si può trovare l'anello in unica copia e gli anelli elfici, nani e umani nelle rispettive 700, 300 e 900 copie. Però in queste qua no, in queste qua troverete carte normali, quindi è un Collector Booster speciale, ma forse un po' meno speciale di quello che non è speciale, perché in quello non speciale puoi trovare gli anelli più speciali del mondo, qua non li puoi trovare, quindi esatto, una cosa un po' bizzarra. Molto bizzarra. Scelta a parer mio un po' discutibile, comunque vabbè, alla fine lo fanno, avranno ragione loro perché la gente lo comprerà. Mi viene da pensare che sarà un prezzo esorbitante quella Collector lì. Sì, l'unica cosa positiva è che forse si abbasserà un filino il prezzo di qualche carta super costosa che uscirà magari molto forte. Forse. Poi abbiamo le confezioni scena. Cosa sono queste confezioni scena? Allora, ogni confezione scena del Signore degli Anelli contiene 6 carte foil senza bordo e con illustrazioni che si combinano per mostrare una delle scene più iconiche del Signore degli Anelli. Versioni con illustrazione delle carte scena senza bordo, con un cavalletto di carta per esporle. Ma che cavalletto di carta, proprio triste il cavalletto di carta. Devono risparmiare. E 3 buste dell'espansione del Signore degli Anelli. Ci sono 4 diverse confezioni scena, ognuna a suo modo fantastica, quindi come vedete questa è la scatola della prima, dice 6 carte scena, 3 set booster e 6 art cards display Isler. Quindi da quello che ho capito qua ci sono 3 bustine così, giusto per dare un po' di valore alla confezione, 6 carte scena che non hanno il bordo, quindi sono 6 carte full art, e poi 6 carte e... una delle carte... 6 carte art, quindi sono... in sostanza ci sono, da quello che ho capito, da quello che si capisce qua, correggimi che robe se sbaglio, da quello che non si capisce io ho inteso che ci sono 6 carte full art senza bordo che se le metti vicine fanno la scena, e poi ci sono le 6 carte solo art come quelle che si trovano nelle set booster. È presente nelle set booster che si trova il cartoncino art? Ecco, quindi qui sembra che ci siano 6 di quelle art lì, cioè saranno le 6 carte full art, c'è la loro versione col cartoncino, che si metteranno nell'altro cartoncino per esporle. Quindi questa è una cosa proprio da collezionisti. Ti dico, personalmente una cosa così mi piace anche. Io non la prenderò, perché non sono così fan del Signore degli Anelli da volere esposte le art. Però questa cosa mi fa anche piacere, perché per uno che è appassionato dell'argomento che va a trattare nello specifico, gli fanno il cartoncino, diciamo, espositivo con la scena bella, le carte full art giocabili e 3 buste, è come i vecchi gift bundle dove c'erano dentro le scatole per tenere le carte con qualche busta e separatore. Quindi poi vediamo la grandezza, perché se poi, se poi la scatola si può usare come storage, tanto meglio. Insomma, staremo a vedere. Comunque, come idea, questa sicuramente è molto meglio di una Collector Booster edizione speciale e più speciale, personalmente. Edizione speciale, più speciale, ma non così speciale. Questo almeno è una cosa carina, perché è qualcosa di diverso che al collezionista può piacere, e a me personalmente no, però a uno, se io fossi fan, cioè se facessero una cosa così di Theros, le prenderei, per dire. Allora, le immagini sono Aragorn al Fosso di Elm, il potere di Galadriel, Gandalf nei campi di Pelennor e il volo del Rastracone. Quindi sono 4 confezioni scena anche carine, faranno appunto la loro scena, se uno le tiene esposte in camera, ci sta. Quindi questo per me è la cosa più sensata che hanno fatto di questa edizione speciale natalizia, seconda parte di Signore degli Anelli. Mentre questa, sinceramente, mi fa un po' schifo. Non l'ho capita. Non l'ho capita perché devono fare un Jumpstart volume 2. I fan entusiasti per le buste Jumpstart del Signore degli Anelli questo giugno devono sapere che non è tutto qui. Allora, intanto, premesso, i fan entusiasti per le buste di Jumpstart dobbiamo ancora trovarli. Esatto. Dobbiamo trovarli, perché se le buste di Jumpstart sono... come quelle che abbiamo visto le altre volte. Esatto, sono delle draft booster più scarse, con dentro 5 carte alternative, una per tipo, proprio non ci siamo. Cioè, io dico che non... se è come Jumpstart che si affiancano ultimamente alle espansioni, non ci siamo. Jumpstart e Jumpstart 2022, ok, top. Questi altri qua, al momento, no. Cioè, io di fan entusiasti non li ho ancora conosciuti, e... vedremo insomma se magari per la versione natalizia cambierà qualcosa, visto che qua appunto ci dicono che i dettagli sulle Collector Booster, le confezioni scena e il Jumpstart 2 le condivideranno più avanti. Quindi quando avremo altre informazioni magari ci risentiremo per aggiornare questo video. Al momento direi che io non sentivo la necessità di avere una Collector Booster Special Edition e tantomeno un Jumpstart volume 2, soprattutto un Jumpstart volume 2. L'unica cosa che... cioè, allora, Jumpstart volume 2 potrebbe avere senso nel caso in cui l'espansione Il Signore degli Anelli, Tales of Middle-earth, sia un'espansione limitata e quindi non ristampata. Potrebbe aver senso il Jumpstart, così ci sono, ristampano quelle carte lì che alla gente potrebbero servire. Però se questo Jumpstart, se questo Signore degli Anelli è come i Modern Horizon, allora lo ristamperanno, quindi non capisco la necessità. Cioè, nel momento in cui lo ristampano, non vedo perché io che voglio recuperare alcune carte devo prendermi delle buste Jumpstart e non delle set booster. Quindi questo è un mistero stranissimo. Anche qua l'unica spiegazione che mi do è che se ci mettono in questa espansione 5 carte diverse che non ci sono, i collezionisti le vorranno e quindi le compreranno. È l'unico motivo. Allora, che roba, un parere finale su questo? Mi sembra tanta roba un po' inutile. tanta roba inutile. Soprattutto Jumpstart volume 2. Le collector speciali, non troppo speciali, potevano risparmiarsele e tanto... Sì, diciamo che le collector potevano risparmiarsele, ma se non se le sono risparmiate naturalmente, quindi... un loro perché potrebbe anche esserci, sai, versioni alternative, art diverse, così, una cosa da collezionista, ok, ma il Jumpstart volume 2, no, proprio io sto aspettando i fan entusiasti per le buste Jumpstart. Scrivete dei commenti sotto questo video per farci sapere se siete dei fan entusiasti per le buste Jumpstart. Jumpstart, però quelle legate all'espansione di... Esatto, le buste Jumpstart legate alle espansioni, anzi, io... scriveteci anche se conoscete qualcuno che è un entusiasta di queste espansioni qua. Esatto, perché ok, Jumpstart e Jumpstart 2022, quelle anche noi siamo fan entusiasti di quella Jumpstart. E là ci sono tante ristampe, tante carte nuove, ma caspita. Queste Jumpstart, come abbiamo visto, sono penose. Noi naturalmente ne compreremo 4, così guarderemo il contenuto e daremo il nostro parere. Al momento, se è come gli altri, sicuramente sarà negativo, ma noi siamo sempre qua, fiduciosi e speranzosi che qualcosa cambi. Speriamo. Speriamo bene. Niente, direi allora che possiamo concludere qua questo video. Dall'Antimeta è tutto. Al prossimo video.